Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi un video, oserei dire quasi analitico, perché qui purtroppo abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema riguardante, diciamo, l'atteggiamento, la concentrazione e la propensione con la quale si affrontano determinate partite. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi qui sotto, più o meno qui più o meno sì, al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina per farvi arrivare le notifiche di quando escono i nuovi video. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, purtroppo ormai pare, più che pare c'è conclamato un problema relativo al modo di affrontare, al modo di giocare con determinate squadre, nello specifico le squadre appartenenti alla parte medio-bassa della classifica. È difficile un po' analizzare, è un po' difficile analizzare questo ambito, questo argomento, non peraltro perché istintivamente di getto verrebbe da dire che è una squadra prima in classifica, chiaramente contro l'ultima, contro la penultima, insomma contro le squadre appartenenti a quella zona lì. Verrebbe da pensare che una squadra del genere non debba avere problemi nel vincere, non debba avere problemi nel portare i 3 punti a casa. Purtroppo la partita di sabato a Salerno contro la Salernitana è l'ultima di una serie di partite che il Milan di Pioli, quindi andiamo ad analizzare anche gli altri anni, fa fatica ad affrontare con però un motivo da ritrovare dove. Io credo che sia principalmente mentale. Partiamo da una differenza: il Milan, che fino a un paio di stagioni fa aveva problemi nelle partite con le big, nel senso che raramente ne vinceva una, ha cambiato questo trend, che sicuramente fa piacere ai tifosi. Perché? Perché vincere con l'Inter, vincere con la Juve, vincere con Napoli fa piacere, dà grande gioia, dà grande felicità. Come se fosse una regola del contrappasso della Divina Commedia di Dante, succede che invece con le squadre di media bassa classifica ci siano più delle difficoltà. Nello specifico, il pareggio con la Salernitana, la sconfitta con lo Spezia, il pareggio l'anno scorso per esempio con il Parma, che poi è retrocesso, pareggio l'anno scorso 2-2 a Genoa, cos'altro? Sassuolo viene difficile da catalogare come squadra medio-bassa. La difficoltà di chiudere una partita in casa contro la Sampdoria, altro non può essere che, secondo me, un problema mentale relativo magari a una sorta di presunzione, di supponenza, di prepotenza relativa al pensiero di questa la vinciamo facile. È chiaro che nessuno dei componenti della squadra nello spogliatoio, né tantomeno Mister Pioli, dica chiaramente oggi la vinciamo facile. Nessuno lo dice. Anche perché io, modestamente, da tifoso, ho paura di tutte le partite, tutte, dalla prima all'ultima, e avevo paura anche sabato. Quindi nessuno può dire e dice una cosa del genere nello spogliatoio, però inconsciamente, non volendo,
un pensiero del genere magari a più di qualcuno può venire. Poi c'è chi per esperienza, per carattere, non pensa mai che una partita sia facile. E quelli sono quei giocatori dotati anche magari un po' più di umiltà, che anche all'interno delle partite critiche come quella di sabato, per così dire, portano la pagnotta a casa. Faccio un esempio: Messias. Secondo me, sabato ha pesato tanto l'assenza di Ibrahimovic. Chiariamoci, non dal punto di vista tattico o tecnico, ma anche semplicemente dal punto di vista della presenza, come succede a San Siro quando è diciamo, nella tribunetta dove si mettono i calciatori. Perché secondo me, di Ibra così come di Kier, secondo me giocatori di quel calibro, di quel carisma, di quell'esperienza avrebbero riportato un minimo l'ordine, avrebbero riportato un po' di concentrazione e, diciamocela francamente, sarebbe bastato il 20-30% di ciò che avevamo messo nelle partite precedenti per vincerla tranquillamente. Alla luce della giornata nella sua totalità, alla fin dei conti vediamo che abbiamo guadagnato un punto sull'Inter, distanza invariata con Napoli e anche con la Juve, e guadagnato un punto sull'Atalanta. Certo, sono il primo ad essere arrabbiato perché avremmo potuto approfittarne. Però nessuno ci dice che magari in seguito alla vittoria del Milan le altre squadre avrebbero giocato in maniera migliore, in maniera più concentrata, anche loro avrebbero potuto vincere. Quindi parliamo di fatti e non di teorie. Questo è quanto. Quindi occhio, diciamo un weekend, una giornata di campionato cominciata in maniera nefasta, alla fine diciamo che bene o male, ora l'Inter con quella famigerata, famosissima partita in meno, se dovesse vincerla, se si ritroverebbe un punto sopra. Se vediamo. Infatti volevo che ieri Bologna non vinceva, giusto per rimanere immischiato un po' nei bassi fondi. Attendiamo con ansia che facciano recuperare questa benedettissima partita. Non vorrei che succedesse la vergogna dell'anno scorso, come il Torino, che gliela fanno recuperare quando è salvo e manco scendono in campo. Quindi, occhio. Puntiamo, oltre che a rinforzarci dal punto di vista dei giocatori, con chi se ne andrà, con chi si arriverà e roba varia, occhio a fare un po' di allenamento dal punto di vista mentale e dell'atteggiamento nelle partite un po' meno di cartello, perché in quelle con le grandi la concentrazione viene da sola, l'attenzione viene da sola. Forse a volte si snobbano, senza forse, si snobbano quelle un po' più piccoline, facendo magre figure e fornendo prestazioni decisamente non all'altezza. Un aereo ha rotto la barriera del suono, ma va bene. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio. Vi ricordo ancora gentilmente un like al video, iscrizione al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside. Sono un attimo impicciato. Il sito internet sempre meraviglioso, in aggiornamento, bellissimo, coloratissimo, www.acmilaninside.com. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi impegni di Milan Inside. Ciao e forza Milan!